Amici sportivi di Video 66, ben ritrovati per questo appuntamento oggi al Palasport Lo Bello di Siracusa, match d'alta quota dove la prima della classe, il Fasano, nonché campione d'Italia, incontra la nostra formazione di casa, la Team Network. Un match sicuramente difficile per la formazione allenata da Mister Vinci. Le formazioni per la formazione del Fasano: Fovio, Giannoccalo, De Santis, Messina, Maione, Brizzi, Rubino, Cedro, Rubines, Taurian, Martino e Colella. Formazione della Team Network, sì, sui nostri schermi, con consueto completino nero. Abbiamo Adler, Manuel, Mincella, Bianchi, Leonardo, Brancaforte, Calvo, Calvo Mattia, Conigliaro, Corsico, D'Alberti, Murgan, Ragusa, Di Stefano, Vinci, Gianluca e Dedovic. Formazione della Team Network con i suoi 7 incontri consecutivi vinti arriva all'appuntamento con una delle squadre più forti di questo campionato, la formazione allenata del Fasano, allenata dal mister Ancona. È sicuramente una delle formazioni preposte per la vittoria finale dello scudetto. Gli ultimi 180 minuti per la fine di questa regular season, dopodiché si va subito per la disputazione della Coppa Italia, che quest'anno si disputerà proprio qui a Siracusa, quindi l'albatro per l'albatro degli ultimi 3 incontri, questo in cronologia. Poi avrà la trasferta contro la Lazio settimana prossima per tornare per l'ultimo match casalingo contro, nel derby contro la formazione dell'Accamo, il 14-2. Quindi per Mister Vinci sono gli ultimi 3 gare, gli ultimi 3 finali, si può dire, perché vincendo sicuramente accederà come migliore della classe, visto che ormai la formazione del Fasano in classifica ha 10 punti di vantaggio sulla seconda, che è l'Albero, a 28 punti, e terzi a pari punti la formazione del Fonte e del Dorica con 27 punti. Quindi un match che sicuramente non è facile per i ragazzi di Mister Vinci. Comunque torno a ribadire che la formazione già settima vittoria consecutiva, quindi si presenta al Pallobello sicuramente con la voglia e la volontà di portare il record al numero 8 di vittorie consecutive. Determinante nell'ultima trasferta Benevento, in cui la formazione dell'Abita ha vinto di solito una lunghezza, il portiere uruguaiano Handler, sicuramente uno dei migliori acquisti fatti dalla Team Network del presidente Vito Laudani. Pronti per partire, arbitro nel match il signor Savarese e Bocchiero di Ragusa. Parte la formazione col numero 7, ricordo che l'utuano Rapones, un punto di forza di questa formazione. Posizione centrale c'è Bis Bruno, un giocatore che nel passato ha giocato qui nella formazione Aretusea, e a terzino destro il gigante Rubino Francesco. Gira la palla, subito ferma la posizione, buona difesa di Dedovic sul Bis Bruno. Gira la palla e continua in doppio appoggio, subito Adler si fa trovare pronto sul tiro dopo appoggio del gigante Rapines. Subito in seconda fase Brancaforte, Dedovic mette una pezza Fovio, subito in seconda fase, e ancora Adler nel tiro da pivot. Buona ancora, subito attivo e pronto il portierone Aretuseo sul tiro della breve distanza di Giannoccalo. Palla in mano all'Albatro che gira con Brancaforte, Di Stefano, nuovo Brancaforte, posizione di centrale Mattia Calvo, Dedovic, e ad ala sinistra Andrea Calvo, posizione di pivot Ragusa esce dalla linea dei 6 metri. 1-2, Dedovic, Brancaforte, fallo su Dedovic fischiato dall'arbitro
Ragusano, batte subito Ragusa, Mattia Calvo, Dedovic, Brancaforte, Brancaforte spiazza il portiere, Fovio a destra, tiro a sinistra, 1-0, subito in vantaggio la formazione di casa. E ancora impetuoso il portiere Adler che stoppa l'ala sinistra Messina. Taglio di Andrea Calvo a doppio pivot, 1-2. Fischia un fallo su Brich. Bruno, l'arbitro avvisa un fallo in attacco, in difesa nei confronti di Andrea Calvo. Pronta la battuta Ragusa. Ragusa batte su Mattia Calvo che organizza il gioco. Subito parte forte la formazione di casa. Brancaforte, Dedovic. Dedovic si vede murato dal gigante Lupine, subito in contropiede e ne approfitta e accorcia e pareggia le distanze Giannoccolo con questa bella seconda fase. Nulla può il portiere nostro Andrea incolpevole di questa realizzazione. Oggi come secondo portiere l'Albatro porta Mincella a posto di Sardo, un cambio quindi nelle retrovie della formazione dell'Albatro. Punteggio 1-1, partita equilibrata quando sono trascorsi solo 3 minuti di questo primo tempo. Brancaforte, Brancaforte ancora murato dal nostro Rapunes, il gigante. Brancaforte nella ripartenza ha fatto un fallo sul difensore destro. Visivamente la formazione del Fasano sono veramente altezza media e superiore sicuramente a 1,90 m, quindi difficoltà per le nostre bocche di fuoco dei 9 metri nel tiro, perché di fronte dei veri e propri giganti, da Rubino al terzino destro Rapnes Lutuano. Pronta la partenza, in posizione centrale sempre Brezic che organizza il gioco, chiama lo schema. Buona difesa fin qui dell'Albatro che ha avuto solo una realizzazione in seconda fase, quindi buona la difesa guidata dall'argentino nostro Burga. Brezic tenta il passaggio al pivot, buona la difesa di Murga sul centrale del Fasano. Lupines Lituano, Brusic sul e ancora e difesa in aria, giusto intervento arbitrale nonostante la buona parata del nostro Adler. Quindi adesso buona la partenza della formazione dell'Albatro, veramente che di fronte ha dei veri e propri mossi della pallamano incontrastati in questo girone C, con un percorso netto fin qui, tutte vittorie nelle partite giocate. Bisic, Bruno contro il nostro Adler e era quasi stato intuito il tiro dal nostro porterone, ma Bisic porta in vantaggio i padroni, gli ospiti, 2-1 per il Fasano. Match equilibratissimo in questi primi minuti di gara, le formazioni si stanno studiando. Mattia Calvo gira il pallone, Dedovic, Di Stefano taglia doppio pivot, fallo su Dedovic che era pronto ad entrare fra i due difensori, batte Ragusa, Mattia Calvo, Dedovic non prende il pallone, Brancaforte subito in seconda fase la formazione. Mamma mia che parata, miracolo di Adler, veramente un miracolo. Strepitoso il portiere che mette una pezza all'errore in attacco dei due terzini del Team Network, Brancaforte e Dedovic. Pronta la ripartenza, Mattia Calvo, posizione centrale, chiama lo schema con le due formazioni. Dedovic, Brancaforte, ancora Mattia Calvo, Brancaforte, Dedovic, Brancaforte. E fallo su di lui, difficoltà dei nostri tiratori perché ripeto la difesa
quasi sulla linea dei 6 metri dei giganti della formazione. E ancora una volta Murato Dedovic prende il pallone subito in contropiede. Bisic contro Adler, impotente, non riescono a trovare il tiro le nostri tiratori a lunga distanza. Fin qui Murati, quindi deve sicuramente la formazione dell'Alba giocare più con i pivot e le ali, perché dalle tiri a lunga distanza grossa difficoltà. Gioca tutto sull'esperienza, la formazione del Fasano. Adesso Studio in attacco, fuori Ragusa, Dedovic, Mattia Calvo. Fallo di sfondo di Mattia Calvo, subito in contropiede, questa volta intercetta il pallone Dedovic che era entrato in difesa. Mattia Calvo sbaglia clamorosamente questo tiro con il rientro. Mattia Calvo, c'era solo l'ala destra Brancaforte, non ha visto, grave errore, più 3 il punteggio per la formazione ospite, 1-4 contro il Como, segna 7 minuti e 22 secondi. Dopo una partenza equilibrata la formazione ospite inizia a prendere largo, fa valere la loro prestanza fisica e sta soffrendo un po' più del dovuto, e ancora una volta prova il tiro da lunga distanza, ancora una volta Murato dal gigante, subito in secondo fase la formazione del Fasano, un'emorragia di gol che mister Vinci dovrebbe sicuramente tamponare con un time out. Punteggio 5-1, 8 minuti di questo primo match, 4 più 4 il Fasano non riesce a trovare la via del gol, l'Albatro. E questo è il gioco che si dovrebbe fare, puntare tutto sul pivot, sul doppio pivot. Passaggio sbagliato di Mattia Calvo su Dedovic, pronta battuta Ragusa. Dedovic, Mattia Calvo, Dedovic, fallo su Ragusa e subito cartino giallo per il numero 99 Rubino Francesco. Rubino Francesco in difesa fin qui ha murato quasi tutto al nostro Dedovic. Mattia Calvo, Dedovic, e ancora una volta un muro da pallavolo, si può dire. Dedovic ancora una volta murato da Rubino in concomitanza con Rubines. Gira alla Mattia Calvo che si porta in doppio pivot. Brancaforte, Dedovic, Andrea Calvo. Fallo su Andrea Calvo di Taurian. Mamma mia che fallo su Brancaforte, rimane a terra, guarda caso, cioè il numero 14 rimane a terra, Messina. Esce qualche sangue dal naso del numero 14 Messina, quindi cambio nelle guardie, fuori Messina, entra il numero 5 Maione Pasquale. Quando la battuta Brancaforte in doppio appoggio, presente il portiere della nazionale Fovio. Gira la palla Dedovic, Mattia Calvo prova ancora un dire in doppio appoggio, Mattia Calvo ancora una volta murato da Rapones. Calvo, Dedovic, Brancaforte, Brancaforte riesce a superare lo scoglio dei due difensori ma trova nella traiettoria il portiere Fovio. Nulla di fatto, quindi torna in attacco la formazione e Bisic beffa Adler, incolpevole, sto dire in doppio appoggio. 10 minuti di questo primo tempo, 1-6 più 5, partenza veramente forte dei campioni d'Italia, una partenza che forse
non ci aspettavamo dopo queste 7 vittorie consecutive. Sicuramente sapevamo che lo scoglio Fasano era uno scoglio quasi insormontabile, ma la formazione dopo la partenza, buona, ottima partenza, che ripeto, non tanto in fase difensiva, dove la formazione del Fasano ha fatto quasi tutte le realizzazioni in seconda fase, ma in quell'attacco difficoltà per l'ottimo muro. Ancora una volta non riesce a guardare il pallone Ragusa, subito nuovamente in seconda fase, mamma mia, fallo di sfondo del pivot nazionale Maione, quindi possibilità per ripartire in seconda fase. Brancaforte, Dedovic prende il pallone, Dedovic si riparte con in attacco l'arbitro Mattia Calvo. Dedovic, Mattia Calvo, Brancaforte e Dedovic, questo scivola il pallone a Dedovic. Andrea Calvo prova il passaggio di su Ragusa, ma viene intercettato da Maione, subito in seconda fase la formazione del Fasano. Fallo sul Rubino Francesco di Andrea Calvo. Ammunizione per Andrea Calvo, pronto la battuta, il pivot del Giannoccolo, il pivot della formazione pugliese, batte sul Rubino Bisic, su Rupines, ancora Bisic, Rubino, Bisic, Rupines taglia l'ala sinistra in doppio pivot, Bisic si porta in posizione centrale e lascia partire un tiro Rubino, ma sul tiro si oppone splendidamente il nostro Adria. Subito in seconda fase ferma il gioco, purtroppo rientra subito nei ranghi in difesa formazione del Fasano. Ancora un tiro forzato, ancora Fovio si blocca subito in contropiede, bel contropiede lanciato da rigore, errore difensivo perché non può lanciare un portiere con due giocatori in mezzo. Buono il contropiede, ma sicuramente defianza difensiva. Fuori Dedovic, pronte ad entrare anche il nuovo acquisto dell'Albatro, Bianchi, l'argentino, e questa volta si oppone Adler su Bidic, 1-1 lo scontro fra il nostro portiere e il centrale del Fasano. Ancora una volta impeccabile il portiere Adler, uno dei migliori di questa squadra della Team Network, e si è portato in posizione da terzino sinistro. Murgà è uscito fuori, Dedovic a riposarsi, Murgà gira il pallone, ah, dalla destra si è portato il nuovo acquisto Bianchi, l'idolo argentino, Murgà. Fallo su Ragusa, fondamentalmente mister Vinci ha cambiato le carte nell'attacco mettendo in gara due giocatori che giocano molto con... E questa volta il siluro di Brancaforte, fallo sul numero 8. Ragusa si scusa col numero 8. Giannoccolo prende una botta in testa, ma Ragusa si è scusato col pivot pugliese. Adesso l'Albo deve prendere un pallone in difesa per il gioco da fare, quello delle ripartenze sicuramente in seconda fase, perché Rupines per lui, passi, pronto alla ripartenza in seconda fase. Dedovic, Brancaforte fischia un passi al leader argentino, ma c'è un fallo sul leader argentino, sicuramente passi, ma prima del passi ci sono indubbiamente un fallo su Brancaforte, errore arbitrale. Punteggio 6-2 per il Fasano, 15 minuti di questo primo tempo. Gira palla Bisic,
Lopines e si alza e spiazza totalmente il nostro portiere, che non può far niente sul micidiale siluro della lunga distanza del lituano pool della formazione pugliese. Prova nuovamente a ricombattarsi la formazione dell'albero, gira il pallone con Murga, gira il pallone Murga, Mattia Calvo, Brancaforte, Brancaforte, che siluro, aveva intercettato il tiro Rubino, ma gli ha piegato le mani il nostro idro argentino all'incrocio dei pali. Sempre più 4 la formazione ospite in questo avvio di gara, trascorsi in metà di questo primo tempo. Bisic gira il pallone, chiama lo schema, taglia nell'area sinistra, doppio pivot Rubines, va a tiro il numero 8 Giannoclo, su di lui la difesa di Brancaforte, che forse si aspettava un fallo di sfondo dagli arbitri, ma gli arbitri dicono di proseguire, danno vantaggio del gioco. Mattia Calvo, Brancaforte, Murga, Mattia Calvo cerca di entrare, ma su di lui fallo. Murga, Brancaforte questa volta è murato dal terzino Rubino Francesco, terzino destro. Difesa 6-0 la formazione del Fasano, giusto per sottolineare l'altezza. Bello il passaggio. Fallo su Ragusa, viene fatto sedere in panchina il numero 99 Rubino per un fallo sul pivot della Team Network Siracusa. Alba adesso con un uomo in più, devono cercare di utilizzare al meglio le due ali e il pivot, perché da lunga distanza di fronte hanno sempre i giganti e alle spalle il portiere nazionale proprio, quindi bisogna forzare. Doppio pivot di Mattia Calvo, fallo su Brancaforte. Fallosa l'azione del pivot del Fasano, il numero 8 Giannoccaro su Brancaforte. Burgà, time out fischiato da Mister Vinci. Mister Vinci cerca di ricompattare la formazione, dà delle riserve, riorganizzare l'idea, perché ripeto, di fronte è la capolista, la Campione d'Italia, i giganti del Fasano, quindi l'altezza media della formazione ospite è oltre i 1,90 m, quindi difficilmente ormai le bocche di fuoco in queste ultime gare hanno fatto la differenza nelle gare come Dedovic e Brancaforte possono trovare una soluzione a lunga distanza, quindi bisogna proprio giocare con le ali e pivot, perché ripeto, in questi primi 20 minuti di gara i tiri a lunga distanza non hanno trovato sbocco. Punteggio più 5 per il Fasano, 8-3. Adesso l'arbitro con uomo in più deve cercare di accorciare le distanze, perché se la formazione del Fasano dovesse ancora ulteriormente allargare la differenza, i margini nel secondo tempo, sarà molto difficile recuperare con una squadra di queste portate. Si riparte nuovamente con l'arbitro in attacco, Mattia Calvo, Brancaforte, Murga, Brancaforte. Buono l'azione, un po' meno il passaggio di Mattia Calvo su Bianco, era veramente, aveva lasciato questo scalare veloce, questo schema della formazione dell'arbitro, aveva lasciato libero l'ala destra dell'albero, ma purtroppo il passaggio affrettoso di
e affrettato, si può dire, di Mattia Calvo non ha trovato la giusta trezza. Adesso prova a girare il pallone il Fasano per far trascorrere il tempo e permettere l'entrata in campo di Rubino. Gira palla con Rupines, gira De Santis, Rupines, Bisic, e errore difensivo, questa volta si fa beffare Adler che lascia scoperto il primo palo. Ancora un uomo in più, l'arbitro non è riuscito a approfittarsene, quindi e ancora una volta prova a deludere, e ancora una volta il muro di... e neanche sul rimballo di Adler, sicuramente il portiere imbattibile, ma non può tutto fare Adler, serve anche la mano della difesa. Margine di più 7 per il Fasano. Adesso al completo rientra anche in difesa Rubino, più 7 il divario per le due formazioni. Gira la palla e prova il tiro a lunga distanza, ancora una volta trovo di fronte, doppia di subito in contropiede, è stato lanciato in contropiede Giannocco, viene fischiato lui la... e beh, questo è la palla a mano, devono proprio giocare la formazione dell'arbitro con il Piotr Leali, perché ripeto, dalla lunga distanza fin qui non ho trovato le bocche di fuoco alle Tuseo, nessun sbocco. Buono il gol di Ragusa che con freddezza beffa Fovio, e l'ala sinistra, destra lasciata libero di tirare Taurian Estebar, l'argentino. Si arrabbia Adler perché la difesa è totalmente in balia del contropiede della seconda fase della formazione del Fasano. Entra in campo il giovane D'Alberti. Prova Mister Vinci a mischiare un po' le carte, dando spazio ad Alberti che si porta in posizione di terzino sinistro. Bianchi sempre dalla destra, posizione centrale si è portato Dedovic. D'Alberti, Dedovic, posizione di pivot Murga, Dedovic, e sbaglia l'attacco subito in contropiede, e questa volta non c'entra completamente al portiere Taurian Estebar, l'argentino, meno male. Murga, Brancaforte, fermato fallosamente dal numero 8 del Fasano, Giannoccaro. Gira palla Dedovic, D'Alberti, ancora Dedovic, e non viene fischiato neanche il fallo su Dedovic, ben sbarcato da Murga, da pivot. Mamma mia che bordate, che buona la parata di Adler sul tiro di oltre 10 metri di Taurian. L'Albatro non riesce a partire in seconda fase, quindi dà la possibilità alla formazione del Fasano di posizionarsi nella linea dei 6 metri. Gira la palla Dedovic, Murga esce dal pivot, gira la palla Andrea Calvo per il pallone D'Alberti, subito in seconda fase, e questa volta non sbaglia Taurian Estebar. Punteggio 12-4 di questo primo tempo, mancano 7 minuti alla fine di questo primo parziale, veramente la formazione ormai a più 8, devono ricompattare. Si porta adesso a posizione di centrale Andrea Calvo, terzino sinistro Dedovic, gira Andrea Calvo su Brancaforte, e questa volta il tiro era passato, ma sulla traiettoria trova Fovio ad opporsi. Ferma il gioco la formazione del Fasano,
non è riuscita questa volta ad andare in seconda fase, quindi subito ad organizzare il gioco il centrale Bisic Bruno. Tubino, Bisic, Rupines, Bisic esce sul pivot Giannoccolo, gira la palla ancora il Fasano, Giannoccolo fischia il passivo, l'arbitro subito in attacco, la formazione della... non riesce ancora anche questa volta la seconda fase dell'arbitro che ferma il gioco. Andrea Calvo, buona l'entrata di Andrea Calvo che oltre al rigore prende anche questi due minuti del gigante Rapens Lituano, quindi è buona l'ingresso e l'entrata di Andrea Calvo. Adesso c'è la possibilità di Brancaforte, Brancaforte contro Fovio, la possibilità di accorciare le distanze nelle mani di Brancaforte. Pronta la battuta Brancaforte e si fa beffare Brancaforte da Fovio che con maestria alza il piede destro e poi alza il sinistro. Quindi l'arbitro ancora costretta ad inseguire la formazione ospite del Fasano, si porta adesso in posizione centrale Giannoccola, Fasano con un uomo in meno, senza pivot, adesso taglia dalla sinistra, fischia il time out il Fasano, mister Ancona dà la possibilità ai ragazzi, ai suoi ragazzi di raffreddarsi. La formazione di Fasano è stata veramente in questi primi minuti di gara veramente incontenibile, sicuramente non è questa la gara da vincere per l'Albata, ma è una prova importante per la formazione del mister Vinci in prospettiva della Coppa Italia che si disputerà dal 28 febbraio al 2 marzo al Pallobello e in prospettiva anche dei playoff scudetto di cui sicuramente farà parte la formazione del Team Network. Formazione Team Network che si è rinforzata in queste ultime gare con l'ingresso di Bianchi, di Murgà e di Adler, che si sono andati ad aggiungere altri due giocatori stranieri che sono Brancaforte d'argentino e del serbo Dedovic. Quindi sicuramente una squadra abbastanza competitiva che di fronte a una corazzata come il Fasano sta avendo in questo momento alcune difficoltà. Riparte con il Fasano, un uomo in meno in attacco, subito ferma il contropiede l'arbitro Bocchieri, batte Adler, quindi arbitro con un uomo in più prova ad accorciare le distanze, sempre più 8 il Fasano dalla formazione di mister Vinci. Gira palla adesso Andrea Calvo in posizione centrale, Dedovic, Andrea Calvo bloccato dal numero 8 Giannoccolo. Andrea Calvo prova ad entrare, Brancaforte, bello il tiro di D'Alberti sul pivot offensivo da Brancaforte, ma questa volta la sfortuna è dalla parte della Team Network. Ancora gira la palla la Team Network, Brancaforte, Andrea Calvo, e questa volta Andrea Calvo di potenza trova il gol che porta meno 7 la distanza dai campioni di casa d'Italia del Fasano. Formazione della Team Network deve credere al recupero, che chiama lo schema Bisic, posizione centrale, nuovamente la formazione tipica del Fasano con Bisic centrale, taglia adesso l'ala sinistra, si può servire subito in seconda fase Andrea Calvo,
Dedovic, Brancaforte, e questa volta Brancaforte, ecco, questo è il gioco che l'Albo deve fare, subito le ripartenze in seconda fase e in contropiede, perché come abbiamo visto fin qui è l'unico gioco possibile per superare la difesa pugliese. Ferma il tempo l'arbitro per permettere la pulizia del parquet. Ha già più due questi ultimi parziali per la formazione dell'Albatro, che si porta a meno 6 dalla posizione col punteggio di 6 a 12 per il Fasano. Difficoltà nella difesa Redusea, il pivot Giannoccolo, ma buona la difesa di Murga e di Bianchi. Buona, oh, Bianchi che recupera questo pallone subito in seconda fase. Bianchi, ah, questo è il gioco che deve fare l'Albatro con le ripartenze in seconda fase e contropiede. Buona difesa di Murga e Bianchi, meno 5 il punteggio, 7 a 12 per il Fasano. Murga in difesa su Giannoccolo, gira la palla Murga su Bisic e ancora una volta Lupines lituano si alza e tira da posizione centrale, quindi può ben poco il porterone Adler, fin qui uno dei migliori in campo della formazione di casa. Dedovic, Andrea Calvo sbaglia totalmente il passaggio su Brancaforte, regaliamo un pallone, per fortuna in difesa c'è Murga subito in seconda fase. Murga, e bello il gesto atletico di Brancaforte, questa volta la sfortuna si mette anche sul tiro di Brancaforte. Buona fin qui la difesa di Dedovic su Giannoccolo, gira la palla adesso Bisic in posizione centrale, ma è questa volta il siluro di Rubino, non inquadra la porta, subito l'Albatro in seconda fase, ancora un passaggio alle stelle ma questa volta ben preso da Brancaforte. E uno schema volante, Murga si fa trovare sulla linea dei 6 metri, ben servito da Dedovic. Questo è il gioco che bisogna fare sempre con questi fraseggi fra i terzini e il pivot e le ali, perché formazione del Fasano 8 a 13 il punteggio. Bisic, Lupines ancora una volta un siluro, il lituano veramente una spina nel fianco di Adler, che con questi tiri veramente time out. Ferma il tempo l'arbitro per permettere la pulizia del parquet, ne approfittano è entrato in campo Corsico in posizione di centrale al posto di Andrea Calvo, che in panchina si riposa. Corsico posizione centrale, cambia schemi, Dedovic, Corsico, Brancaforte, gira il pallone, Dedovic, Brancaforte, e questa volta il portiere è sul tiro. Finisce qui il primo tempo con l'Albatro in svantaggio col punteggio di 8 a 14. Adesso negli spogliatoi tempo per Mister Vici per dare qualche delucidazione, per sopperire a queste lacune, soprattutto lacune in attacco, perché in difesa fin qui la formazione dell'Albatro ha trovato dei buoni spunti, quindi 10 minuti di riposo per ritrovarci qui al secondo parziale. Gruppo Editoriale ha affermato ricerca candidati per il potenziamento della propria rete commerciale su Siracusa.
Per diventare nostro agente pubblicitario richiediamo esperienza e forte propensione alla vendita, incisività commerciale, voglia di guadagnare e forte ambizione, familiarità con il PC e le nuove tecnologie, automuniti. Offriamo portafoglio articolato di prodotti editoriali e multimediali altamente innovativi, reali possibilità di guadagno, contributo iniziale e alte provvigioni. Invia curriculum a editoriagrafica@libero.it oppure telefona al 329-131-0062. Si torna in campo con la formazione del Fasano avanti di con il punteggio di 8-14. Formazione del Fasano ora è alla sinistra dei nostri teleschermi con il completo arancione, a destra la formazione dell'Albatro. La formazione dell'Albatro torna in campo adesso con ad alla sinistra Dedovic, D'Alberti, Piot Murgà, centrale Andrea Calvo, terzino destro Brancaforte, Bianchi ad ala destra. Albatro in attacco, adesso hanno la possibilità ancora una volta di accorciare la distanza della formazione del campione d'Italia del Fasano. Negli spogliatoi Mister Vince ha ricombattato il gruppo. Dedovic, bella, veramente bella l'azione. Azione 1-2, lo scambio di Dedovic su Murgà, che si vede preparare il tiro da Fovio, ma ne approfitta subito Bianchi dalla posizione di ala destra, che riporta l'Albatro in gara. Gira il pallone adesso la formazione del Fasano con Bisic sempre in posizione centrale, a terzino destro Rubino, a terzino sinistro il giocatore Rupines, e ci mette una pezza su questo tiro Adler, veramente uno dei migliori in campo. Subito in seconda fase Bianchi, Andrea Calvo, Dedovic, bella, peccato l'entrata di D'Alberti, ma per lui invasione di, e subito in contropiede Maione ne approfitta, veramente è entrata in campo l'Albatro con lo spirito giusto con queste ripartenze in seconda fase. Buona anche l'iniziativa di D'Alberti, che purtroppo per lui un fallo di invasione, quindi la sua marcatura annullata dagli arbitri di Ragusa. Andrea Calvo con Dedovic, fallo su Andrea Calvo che l'arbitro non aveva fischiato. Buona la partenza di Andrea Calvo in questi primi minuti di gara del secondo tempo. Andrea Calvo, Brancaforte, Dedovic, esce fuori Murgà, prende il tiro Murgà, Bianchi, leader argentino da ala destra, ben servito da Brancaforte. Buona la prova dell'argentino Bianchi da posizione di ala destra, adesso bisogna recuperare qualche pallone, si porta in posizione avanzata sulla difesa Bianchi sul lituano Taurian. Adesso il doppio pivot, la formazione del Fasano con fallo di Andrea Calvo sull'ala destra Brisic. Rimane a terra l'attaccante si rialza Taron Estebar, adesso si porta sulla linea di 7 metri Maione contro e ancora una parata per Adler. Grande Adler, due rigori parati da lui. Il portierone uruguaiano
ancora una parata per lui, due rigori parati su tre, meno 5 il punteggio in favore della formazione ospite. Subito in attacco Dea Calvo, Brancaforte, Dedovic, Brancaforte, fallo su Brancaforte, due difensori del numero 7 Rapones, dell'altro gigante, il numero 99 Rubino. Pronta la battuta Murga, batte Murga su Dedovic, Brancaforte, Andrea Calvo, Dedovic, ancora gira il pallone Dedovic, buono il passaggio, e questo è il gioco che doveva fare l'Albato dal primo minuto di gara. Bello il servizio di Andrea Calvo su Murga, si porta questa volta sulla linea dei 7 metri Dedovic, Dedovic contro Fovio, Fovio che ha neutralizzato il rigore al primo tempo di Brancaforte. Aveva intuito il tiro il portiere Fovio, ma nulla può contro il nostro terzino, il terzino della Team Network, che accorcia le distanze a meno 4. Passi per il numero 99 Rubino, fallo su di lui. Ponda battuta il pivot del nazionale Maione Pasquale, va in doppio pivot il capitano Messina, ancora doppio pivot Messina con Maione, Messina solo, l'attacco del Fasano spacca la difesa e lascia solo sulla linea dei 6 metri il capitano della formazione del Fasano, Messina, che realizza e riporta il punteggio nuovamente a più 5 per loro. Gira palla Andrea Calvo, Murga, Brancaforte, Dedovic, Andrea Calvo, Dedovic, ancora Dedovic, gira palla Andrea Calvo, fallo, cerca il fallo Andrea Calvo per non farsi fischiare il passivo, quindi pronti alla battuta, tre sulla battuta Dedovic, ancora ribattuto il tiro di mamma mia che il tiro, un tiro in doppio appoggio sotto mano, purtroppo la traversa si oppone. Nuovamente in attacco la formazione campione di casa, che è capolista del Fasano con Bisic e Murga, non può niente al tiro della formazione del Fasano col suo gigante lituano Raupenes Petras, veramente una vera spina nel fianco della formazione di Mister Vinci, questo terzino alto più di 2 metri. Gira la palla Dedovic, Dedovic cerca l'1-2, buona difesa di Taurien Estebar, argentino del Fasano, ponte la battuta Dedovic, Andrea Calvo, gira il pallone adesso Andrea Calvo, Dedovic non riesce a sfondare la difesa del Fasano, Brancaforte, pronta la battuta Murga, Dedovic pronto a ricevere il pallone, passa Dalberti, ancora sul tutto sulla sinistra Dedovic, Murga non riesce a prendere il passaggio di Dedovic, però fallo sul giocatore della Team Network, Andrea Calvo, Brancaforte, ponte la battuta Murga su Andrea Calvo, gira il pallone Brancaforte, Brancaforte firmato fallosamente ma non viene fischiato il fallo, subito ne approfitta la formazione del Fasano per andare in seconda fase, buona difesa di Andrea Calvo che interrompe la seconda fase del Fasano, quindi
pronti alla ripartenza. Bisic prende il pallone, Dedovic subito in contropiede, Bianchi, e Bianchi la ripartenza in seconda fase dell'Albatro, porta a meno 5 il punteggio. Un Albatro più scattante, quella del secondo tempo, più consapevole delle proprie forze e sicuramente più coscienziosa nel giocare con i pivot e le ali. Gira palla al Bisic, e bello il passaggio del gigante Rubino sul Maione. È stato un cambio del pivot formazione Fasano, è uscito fuori il numero 8 Giannoc, è andato dentro il pivot nazionale Maione, che nel primo tempo è rimasto in panchina. Gira la palla Albatro, Bianchi, Dedovic non aggancia il pallone e ne approfitta Maione, che subito in contropiede porta il punteggio a 12-19 per il Fasano, più 7. Peccato veramente, perché l'Albatro è riuscito a entrare nel binario giusti e nella mentalità per poter accorciare le distanze e seguendo poter mettere in discussione questo match. Dedovic fermato dal numero 99 Rubino, quando ha battuta Murga su Dedovic, esce fuori Andrea Calvo ed entra dentro a posizione di centrale Mattia Calvo. Dedovic, Mattia Calvo. Mattia Calvo subito pronta la battuta, Murga. Mattia Calvo parte, gira il pallone. Ancora Mattia Calvo. Dedovic. Gira il pallone l'Albatro. E questa volta beffato Fovio da un tiro sicuramente non parabile di Brancaforte in doppio appoggio, e neanche il tempo di tornare in difesa, che subito va al tiro con Siluro, il Rubino Francesco in posizione di terzino sinistro, terzino destro scusate, Adele por poco con i due terzini, ricordo i due giganti Rubino e Rupines. Dedovic, Mattia Calvo, Dedovic, va bella l'azione a scalare la formazione dell'Albatro, trova la via d'accesso Brancaforte, il portiere intuisce il tiro, ma questa volta la fortuna sorride alla Team Network, pallone in rete. Ancora 20 minuti da giocare, ancora possibilità dell'Albo di poter accorciare le distanze, e questa volta Adde mette una pezza e lancia il contropiede su D'Alberti, che non riesce a mettere in rete questo tiro. Buona la parata del portiere nazionale Fovio, buon il passaggio di Adde dopo una bella parata sull'ala sinistra della Team Network. Rubino, fallo per Rubino, si occupa della battuta Maione, con Rubino gira il pallone, Bisic centrale chiama lo schema, Maione si fa spazio nella linea 6 metri e 1-2 di Maione con Rupines. Peccato veramente, il lituano del Fasano veramente ha nelle braccia una bomba e ogni volta che si alza dai 9 metri padre diventa un vero e proprio problema. Adesso gira la palla Dedovic,
non si intende Dedovic con Murga subito in seconda fase e subito in gol. La seconda fase della formazione del Fasano veramente micidiale, questa volta va in rete il capitano Messina Flavio, uno scala veloce, 14-22, veramente risultato severo per la formazione di casa, perché gira la palla adesso Dedovic fermato da Rupines, però Dedovic la battuta di Murga, Mattia Calvo in doppio pivot, Bancaforte, gira il pallone Andrea Calvo e Andrea Calvo lascia partire una caramella e Flavio rimane basito. Riparte ancora in attacco la formazione del Fasano, si porta in posizione centrale Rubino, a terzino destro Bisic, Rubino gira il pallone, questo schema, invasione per il pivot Maione, fallo su Dedovic di Messina che interrompe la seconda fase della Team Network. Quando la battuta Murga, Dedovic in posizione centrale, posizione di terzino sinistro, si porta Mattia Calvo, adesso va in posizione di doppio pivot Mattia Calvo, Brancaforte viene boccato il tiro da Fovio, fallo su Andrea Calvo, gira il pallone Andrea Calvo, chiama lo schema Dedovic, prova a deviare il pallone Fovio per la rimessa, gira la palla ancora l'Albatro, fallo di invasione ma non l'arbitro non aveva fischiato, ma la formazione non aveva sentito. Torna altro in attacco, ammunizione per Mister Vince, protesta perché da quello che si è potuto vedere qui dalla tribuna stampa la formazione dell'Albatro era in attacco ma l'arbitro non aveva fischiato, quindi un errore, una svista arbitrale di confusione più che altro. Sicuramente non è il pallone match, ma lascia un po' la mano in bocca perché di contro anche gli arbitri subito. Peccato veramente, la seconda fase si interrompe con Brancaforte che non riesce a prendere il pallone, quindi rimessa laterale la formazione del Fasano, con la battuta Rupines, gira il pallone Bisic, mamma mia che tiro, questa volta in contropiede della formazione. Andrea Calvo cercava il fallo ma non due minuti per Dedovic, non riusciamo a capire la motivazione di questa espulsione temporanea del giocatore della formazione della Team Network. L'arbitro ragusano Bocchieri è entrato veramente nel pallone, pronto alla battuta adesso Maione, oltre
alla supremazia della formazione Cammino d'Italia, se ci mettono anche gli arbitri, quindi per l'arbitro diventa veramente impossibile questo match, porta a casa la vittoria. E uno scalare veloce da terzino destro, ne approfitta subito Rubino, che porta il punteggio a 23-15 per formazione campione d'Italia del Fasano. Adesso l'albatro con uno in meno, quando il cronometro segna quasi 18 minuti di questo secondo parziale, gira palla Mattia Calvo, uno in meno, adesso sarà veramente dura riuscire a limitare i danni. Mattia Calvo, Murgà, Bianchi, Bianchi prova un tiro in doppio appoggio, non inquadra la palla, ne approfitta subito per lanciare con le vede fuori, ma sul tiro c'è Murgà, 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 1-2, Murgà, e Murgà, Bianchi, 1-2, gesto atletico dei due giocatori argentini. Buona la prova di Murgà fin qui, sia in attacco che in difesa. Rallenta il gioco il Fasano, che sicuramente non ha l'obbligo di accorciare le distanze, quindi se in campo è entrato anche un giovane in posizione di centrale, il numero 9, che serve in questo momento. Brancaforte da solo, Brancaforte recupera un pallone di difesa e Brancaforte ne approfitta dell'errore in attacco del nuovo entrato Colella Sante, il giovane in posizione centrale. Sbaglia il passaggio e quindi subito in contropiede. Paradossalmente l'albatro ha fatto due marcature con uno in meno. Rientra in campo Dedovic dei suoi due minuti, quindi adesso formazione al completo. Maione, Rubino, 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 e la parata di Brancaforte. Meno male che Adler riesce ad opporsi al tiro di Rubino, deviando il pallone sul palo. 17-23 il punteggio quando il cronometro segna 20 minuti di questo secondo tempo. Passi per Mattia Calvo, chiama il time out il Fasano, mister Ancona chiama il time out. Mister Vinci ne approfitta per dare ancora qualche delucidazione e qualche consiglio utile. 17-23 questo punteggio. Vi ricordo che il prossimo incontro della formazione della Team Network sarà in casa della Lazio, Lazio che è ultimo in classifica con 3 punti, per poi tornare a giocare al Pallobello nel derby tutto siciliano contro la formazione dell'Alcmo, anche loro ultimi in classifica, quindi a ricerca di punti preziosi. L'albatro, ricordo che in questo momento è in seconda in classifica con 29 punti, e in terza ci sono il Fonti e il Doria, che oggi giocano rispettivamente in casa, il Fondi contro la formazione siciliana dell'Alcamo e il Dorica contro la formazione del Benevento. Gli scontri diretti dell'albatro della formazione del Fondi e del Dorica sono tutti a appannaggio della formazione di Mister Vinci, quindi il secondo posto è ancora nelle corde della formazione. Ne approfitta Bianchi su questa uscita sul... Buona la difesa di Andrea Calvo, la ripartenza, e questo è l'albatro che noi vogliamo vedere in campo. Buona la difesa, formazione di Mister Vinci, che subito in seconda fase porta il punteggio a meno 5. Ferma il tempo l'arbitro per permettere la pulizia del parquet. La difesa dell'argentino sul Rubines sta veramente ottimo.
ci sono ancora 10 minuti da giocare, quindi ancora la possibilità di Calvo e compagni di poter accorciare distanze e pensare anche di fare un brutto sgambetto ai campioni, ai padroni del Girapa. Servito di Rupines sull'ala destra, Tonen Escobar, l'argentino, nuovamente in attacco la Team Network. Dedovic, Mattia Calvo, qui il pallone, Mattia Calvo, Brancaforte, e questa volta Fovio blocca il tiro di Andrea Calvo. Adesso cambio dell'estremo difensore del Fasano, fuori il portiere Fovio, portiere nazionale, per dare spazio al secondo portiere. È un fallo in attacco di Dedovic su Maione. A posto di Fovio è andato il secondo portiere Cedro. Da spazio mister Ancona al numero 2 degli estremi difensori, pronto alla battuta Maione sul giovane centrale Lupines. Rubino, ancora gira il palla il Fasano, passi del numero 9 Colella, subito la possibilità di partire in seconda fase dell'Albatro, torna in difesa la formazione del Fasano, fallo sul Murga di Maione protesta contro l'arbitro perché per lui un fallo non ravvisato, quindi pronta la battuta Murga su Brancaforte. Gira la palla Dedovic va in doppio pivot. È murato il tiro in doppio appoggio di Brancaforte. E ancora un muro. Fallo su Dedovic. Tirare da fuori diventa quasi impossibile con questa difesa 6-0, con questi tre giganti in posizione di centrale, il numero 99 Rubino, il 7 Rupines e il numero 5 Maione. Mattia Calvo, Brancaforte trova il tiro ma non trova la porta, subito in ripartenza seconda fase. E meno male che questa volta Rubines non inquadra la porta, si arrabbia con se stesso, pronto ad andare in seconda fase Murga. Brancaforte in doppio appoggio, un tiro in doppio appoggio e Brancaforte sul nuovo entrato Cedro che non può niente. Meno 5 il punteggio, 19-24. Nel match d'antata la formazione dell'Abatro ha perso 35-17, quindi è l'ultima sconfitta che l'Abatro ha avuto dopo 7 vittorie consecutive. Quindi se l'Abatro dovesse perdere si interrompe la dove aveva lasciato la sconfitta del fallo di Murga sul giovane Colella. Gira la palla Colella, prova di forza di Rubino che è da 6 metri, subito in seconda fase si ferma Murga, Andrea Calvo, Dedovic, Brancaforte, Bianchi adesso su Brancaforte nuovamente, Dedovic, Brancaforte, gira il pallone, Bianchi, e forza il tiro, questa volta il portiere Cedro sulla linea di porta,
si oppone al tiro di Bianca. E una 1-2 del portiere Andre, buona la parata. Andrea Calvo ben servito da Adle e ottima la parata, ottimo il contropiede di Adle su Andrea Calvo. Può solo così la formazione dell'Albatro riuscire a superare la difesa pugliese. Meno 5, ancora 6 minuti da giocare, ancora la possibilità dell'Albatro di accorciare distanze. Fallo sul numero 7, forse un fallo regalato perché comunque Rubines è riuscito a servire il numero 9, il centrale. Ancora una parata di Adre, ancora una volta Brancaforte solo sulla destra, non lo vede Adre subito in seconda fase. Buono il pallone che era stato servito da Andrea Calvo, ma purtroppo la difesa della Fasana ancora una volta attenta su questi passaggi a lunga distanza. Quindi si ferma la formazione dell'Albio per riorganizzare le idee. Adesso Dedovic, Brancaforte, Bianchi, ancora Brancaforte. Un fallo, un brutto fallo su Brancaforte che nonostante ciò riesce a lasciare partire il tiro e il portiere Cedro può solo raccogliere il pallone in rete. Meno 4, l'istacco si fa sempre più stretto della formazione dell'Albatro. Peccato veramente se avesse giocato in questo modo, tanti rimpianti per Andrea Calvo e compagni, che se avessero giocato tanto con i pivot reali quest'ora, questo margine. E bello il servizio di Rubino sul capitano Messina. Come stavo dicendo, buono il secondo tempo, l'Albatro che sicuramente sta giocando molto meglio con i pivot e le ali, quindi sta mettendo in difficoltà i campioni d'Italia. Adesso Brancaforte, Mattia Calvo, Andrea Calvo fermato dal fischio dell'arbitro per un fallo su di lui di Taurin Esteban. Riparte la partenza Brancaforte questa volta murato da Rupines. Angolo per noi, Mattia Calvo, Dedovic, Brancaforte ancora da solo, questa volta il difensore centrale Rupines abbassa le mani, ne approfitta il nostro idolo argentino. Punteggio 90-4, timeout, questa volta timeout fischiato da mister Ancona per cercare di bloccare l'avanzata dell'Albatro. L'Albatro più attiva e più vivace in questo secondo tempo con questi fraseggi di gioco tra i terzini e i pivot e le ali, il gioco che a mio parere doveva essere fatto anche nel primo tempo. Peccato veramente perché nelle corde della formazione di casa del Team Network poteva esserci, sicuramente ci stava questa vittoria. Ancora mancano 3 minuti con 4 lunghezze da recuperare, palla in mano alla formazione del Fasano, diventa quasi impossibile la missione di Calva e compagni. Ricordo che il prossimo match casalingo della formazione della Team Network è il 14 febbraio con l'Albatro che incontrerà nel derby tutto siciliano l'Alcamo, e poi spazio a fine febbraio per la Coppa Italia, quest'anno Coppa Italia si disputerà al Palalobello con le migliori formazioni, le migliori due formazioni di tutto il campionato italiano e con la terza, le due migliori terze classificate nei tre gironi della Palamà. Adesso nuovamente il Fasano in attacco, Rubino, Rubines, 1-2, due terzini, Rubino prova a fare fallo subito
può ripartire in seconda fase, subito in contropiede e ancora una volta il contropiede lanciato da Adler su Andrea Calvo porta a meno 3 il punteggio. Mancano solo 2 minuti, palla adesso è veramente un peccato che la formazione dell'Albatro non abbia giocato in questo modo nel primo tempo. E ancora una volta buona la partenza, seconda fase per la formazione del Team Network, 1-2. Brancaforte prova il tiro e peccato veramente questa volta il portiere. Subito Innes rimane a terra, Dedo ci rimane a terra, praticamente un botto sulla gamba di Maione. La palla, peccato veramente che l'Albatro si sta facendo sotto in modo pericoloso, sembra aver accusato il colpo i cammini d'Italia. Pronta la battuta, Andrea Calvo nelle mani dell'Albatro, il possibile pallone del meno 2, punteggio 28, cronometro 28, 52 secondi, solo un minuto da giocare, peccato veramente. Gira la palla adesso Mattia Calva, devono cercare di andare subito al tiro. Lo scalare della formazione del... E punteggio a meno 2. Peccato veramente, è un tanti rimpianti, peccato veramente. Meno 2 il punteggio, l'Albatro poteva vincere questo match. Adesso giustamente il Fasano gira la palla fino al termine di questo match. E un tiro, un jolly di Golella. Ancora meno 2. Peccato veramente, l'Albatro aveva la possibilità, se avesse giocato così in questo modo, ricordo che il primo tempo si è concluso con 8-14 in fase. Adesso Dedovic e Dedovic, peccato, solo uno alla lunghezza, peccato veramente. 26-27 il punteggio, l'Albatro fa paura ai campioni d'Italia, ma purtroppo non vincono. Veramente un match, un secondo tempo ad alti livelli, un arrivederci con sempre Video 66 per il prossimo match casalingo il 14 febbraio, un grazie per la parte tecnica a Anthony Bianca e un ben ritrovarci su Video 66, buona serata.